Yuri Buzzi, vincitore di Kisser Casting e dunque nuovo volto Martini nella campagna di comunicazione Lucky's and Attitude. Dunque Yuri, attitudine a parte, la fortuna è proprio il caso di dire che ti ha baciato questa volta. Tutto è nato perché ho visto, mi sono collegato, tornavo da lavoro un giorno normale qualunque, tornavo da lavoro, ho visto sulla pagina di Kisser Casting Lucky's and Attitude, vabbè, questa è la mia vita, perfetto. Allora ho preso subito al volo questa occasione che Martini mi ha dato e mi sono iscritto al Kisser Casting. Ho uploadato un video di 60 secondi, non ho fatto la solita presentazione, ciao sono Yuri Buzzi, vengo, l'ho girato tipo spot, questa è stata un'idea carina, e l'ho uploadato, poi ho caricato la mia foto, il curriculum vitae e poi aspettavo fino all'ultimo giorno disponibile che avrebbero reso noto il vincitore. Mi arriva questa telefonata da un numero prefisso internazionale, io rispondo, hi, dicevo, pronto, sorry, I don't know, it's not my first language English, please slowly, you are free for the next week? Yes, I'm free, but why? Okay, 5 minutes, Italian production call you. Va bene, sono rimasto in attesa altri 5 minuti, mi chiamano in conference call, quella che si aspettano dalla vita, la conference call di tutti i capi. Yuri, you are the winner! Come? Winner what? Winner! Allora da quel momento aveva preso il vincitore del concorso Kisser Casting, il nuovo testimonial. You are to be a new star. Quando c'è stata la presentazione a Parigi mi dicono entra con gli occhiali da sole e di che se effettivamente sono onorato to be a new star of Martini, sono tolto gli occhiali, sorry for the star. Sei la nuova star Martini, ma diciamolo una volta per tutte, non devi soppiantare George Clooney, tu sei un'altra cosa. Magari potresti essere il figlio di George Clooney e comunque un'altra cosa, il ragazzo della porta accanto, meno noto di lui ma sicuramente più popolare. Non sono neanche binari paralleli, io e Clooney no, sono due punti di vista completamente differenti, nel senso che io sono una nuova persona. Sono una persona che vuole comunicare delle cose, lui è una persona già affermata, è un regista, è un produttore, io sono il nuovo testimonial Martini che vuole rappresentare questo brand al meglio, voglio vivermi questa avventura, questa opportunità che Martini mi ha dato e raccontare nel contempo la mia storia che è differente, ha un'altra via, un'altra direzione. E infatti abbiamo girato questo spot a Milano, 4 giorni, bellissimi, intensi, e avevo avuto già altre piccole esperienze, ma questa è stata, oltre ad essere di carattere internazionale, uno c'è stato subito veramente un buon rapporto già col regista, che è Peter Twist, che è uno dei registi di pubblicità più affermati dal punto di vista internazionale, ed è stato bellissimo perché ci saranno, vedremo tantissime inquadrature, veramente tantissimi punti di vista differenti, ci saranno, tutto si svolge nell'arco di una notte, c'è un personaggio più shine, più timido, che non è il personaggio sfigato, no, è semplicemente il personaggio più timido, una persona normale che vive la sua vita in una direzione, e c'è un altro più brave, più audace, quello che ha magari la facoltà, la voglia di cogliere in quel momento, l'attimo, e quindi sarà giocato l'attitudine, la famosissima attitudine, e sarà giocato su questi due duplici livelli, su questi due differenti livelli, un personaggio più shy e un personaggio più brave, con un finale veramente a grande sorpresa in questa atmosfera di pioggia, di incertezza, di indecisione, ci sarà un capovolgimento sostanziale. E quindi Lucky's and Attitude, perché? Perché? Tu comunque Yuri sei già abbastanza abituato a lavorare nel mondo della pubblicità, o sbaglio? Questo sarà anche il tuo futuro, imminente futuro, oppure hai altri progetti? Non rinegherò mai la pubblicità perché è qualcosa che ti dà la possibilità poi di investire in altri progetti, e quindi sicuramente continuerò per quanto riguarda la pubblicità, ma senza trascurare ciò che amo di più, che è il teatro e il cinema, e quindi
con un occhio alla pubblicità, però continuando la mia strada verso il teatro e il cinema.